trasferta complicatissima per i Knights che sono in scena al Palamacchia di Livorno contro la Libertas, serie candidata alla vittoria finale del campionato. Toscani privi di saccaggi, Knights che piano piano ritrovano tutti gli effettivi, ma con Terenzi dolorante alla spalla e Drocker reduce da un virus intestinale che lo ha fermato quasi tutta la settimana. L'inizio è di sostanziale equilibrio con i Knights sempre di corto muso avanti, di qualche lunghezza, ma con un primo periodo che viene subito spezzettato dal prematuro bonus di entrambe le squadre. Mazzantini e Sacchettini sono i più prolifici per i Knights, Sipale e Ricci per la Libertas, in un primo quarto che si chiude sul 15 pari. Secondo periodo che non differisce molto dal primo, i falli incidono su entrambe le squadre e i protagonisti del canestro del quarto sono più o meno gli stessi. È un continuo alternarsi di leadership o di pareggi, fino al canestro di Mazzantini del 29-30 che chiude il primo tempo. Alla ripresa Livorno è più cinica e precisa. Con Fratto, Sipale e Lucarelli, Livorno mette dei piccoli mattoncini che, al 29esimo, portano la Libertas al primo vantaggio in doppia cifra dell'incontro sul 53-43, prima che il quarto si chiuda 55-46, con Legnano che deve iniziare a preoccuparsi della situazione falli di troppi giocatori. Nell'ultimo periodo la 3G prova ad alternare zona e uomo, ma il risultato non è confortante. I 18 rimbalzi offensivi di Livorno sono una condanna per le ambizioni biancorosse, con la Libertas che riesce ad allungare fino al 67-51 per poi chiudere senza mai rischiare sul punteggio di 73-59. Una sconfitta che brucia per i Knights, attesi settimana prossima da una gara altrettanto complicata con i cugini degli Amaranto, l'ancora imbattuta PL Livorno. Una settimana di passione per recuperare gli acciaccati, una settimana per rifinire troppe indecisioni che si sono viste a Livorno, una settimana per recarsi le ferite e ripartire.